following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, from Italy, the silver player. We're in Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro Silver e siamo qui quest'oggi per vedere i titoli con cui abbiamo a che fare col PFM PSN Plus del mese di ottobre. Cominciamo con Broken Age. Eh, per gli appassionati di eh, avventure grafiche punta e clicca, questa sarà una notiziona coi fiocchi. È un titolo che è stato in vendita in passato in più parti, fra virgolette in due parti, dato che è stato un, un progetto eh, finanziato con, King, con Kickstarter che ha, eh, diciamo, sforato il bilancio. Quindi in passato... Tanti hanno storto un po' il naso e hanno lasciato passare un po' di tempo prima di comprarlo. Ma di cosa si tratta? È il giocone, fra virgolette, del mese. Dico fra virgolette perché questo mese di ottobre ha saputo darci eh, tante belle cosine interessanti, anche al, al di sopra di quello che ci potevamo aspettare ma vediamo subito Broken Age che è un'avventura grafica, diciamo il classico punta e clicca, eh, vede protagonisti due personaggi come Vella e Shay, due personaggi molto distanti fra loro, perché Shay è questo ragazzo eh, intrappolato in un'astronave in cui viene coccolato come un bambino tenuto in una campana di vetro, lontano da ogni possibile pericolo e si sente è prigioniero oppresso da questa cosa mh, in cui lui continua a rivivere avventure che non hanno il minimo senso di essere portate a termine perché non hanno un briciolo di pericolosità, mentre invece abbiamo Vella che a modo suo è anche lei prigioniera di un mondo eh, più incredibile, più spietato volendo, dove lei sarà addirittura una vittima sacrificale eh, mh, per mantenere la pace nel villaggio e addirittura la sua famiglia. Come vedremo, arriverà a festeggiare l'evento del fatto che la propria figlia sia stata scelta come eh, merce di scambio appunto per il benessere della popolazione. Due mondi molto distanti, due avventure parallele. Eh, mh, si può saltare da un lato all'altro, diciamo, di questi due emisferi apparentemente non collegati. Ehm, con un sistema di gioco molto, molto semplice. Per un'avventura molto colorata, molto bella da vedere, eh, con comandi elementari. Si tratterà prevalentemente di avere appunto oggetti nell'inventario da raccogliere combinare insieme magari alcuni andranno usati subito, altri più avanti, oggetti che andranno scambiati il tutto condito da una grande trama narrativa, un'ottima caratterizzazione dei personaggi una grafica come dicevamo molto particolare, molto bella, quasi disegnata e molto accattivante e soprattutto appunto una, una storia molto particolare e avventurosa tutto questo condito da un, anche di un, da un velo di ironia che non guasta mai senza che vada ad inficiare l'aspetto avventuroso della, della scena senza che vada appunto a far risultare tutto in maniera sciocca e eh, diciamo appunto stupida va bene come concetto io non sono un grande patito di avventure grafiche punta e clicca pur avendone giocate in passato ma devo dire che l'immediatezza e la freschezza di questo mi ha stupito veramente tanto ce l'avevo in passato su, su UIA ehm, non l'ho mai giocato quindi è stata una piacevole scoperta doverlo giocare per provarlo come sapete io assaggio i giochi non li porto chiaramente a termine tutti e quattro in mezza giornata perché sarebbe fisicamente impossibile però nonostante appunto io non sia nell'immediatezza un grande partito di questo genere mi ci sono trovato subito a mio agio mi sono subito divertito sono andato avanti eh, anche in maniera abbastanza spedita mh, mi sono trovato magari un filino più diciamo preso dalla parte di, di Shea del maschietto eh, perché sembrava apparentemente la più facile delle due e però è quella anche che ha offerto più colpi di scena divertenti e più, più cose fin dove siamo arrivati a giocare più cose accattivanti appunto mm, senza dubbio a togliere appunto la parte di Vella che è forse quella è un filmino più matura perlomeno in principio sono comunque due viaggi molto interessanti che andremo a fare contemporaneamente il secondo titolo è La Dannazione del Silver. Quelle cose che il Silver odia. Super Meat Boy. Le odio perché? Perché mi piacciono. Mm, lo so, può essere una cosa abbastanza idiota detta così, ma Super Meat Boy è idiota, completamente idiota sfasato, scervellato e bastardo fino al midollo spupazzante ehm, in pratica si tratta come si vede chiaramente dalle immagini di un, gio di un gioco uscito per PC qualche anno fa, ehm, quei giochini che hanno fatto dannare tantissimi youtuber ehm, e ammetto che io non mi sono soffermato a guardare altri youtuber che lo giocavano perché io non godo nel vedere la disperazione degli altri, non è vero, sto mentendo ehm, però Super Meat Boy esagera, è veramente una cosa Cattivissima, dannatissima, velocissima, divertentissima, quelle cose che ti portano all'esasperazione, ti catturano i minuti, le mezz'ore, le ore senza che tu te ne renda conto. Sono livelli, fra virgolette, semplici di impatto, sono lì, sono stanze. Eh, alcune magari un filino più vaste delle altre, ma sono stanze. Vanno superate con delle abilità particolari relative al nostro personaggio, che sono quella di correre, saltare, aggrapparsi sui muri, eccetera, eccetera, eccetera. Commettere sempre gli stessi errori. Sarà facile e frustrante al tempo stesso perché eh, si verrà portati a, a fare più o meno sempre la stessa cosa perché magari si avrà sbagliato solo di un millimetro il salto precedente oppure l'avevamo fatto giusto prima per cui ritentarci sarà automatico, insomma. Il gioco di per sé è frenetico, delirante e splatterosissimo. Anche le musichette coinvolgenti danno un ritmo aggiuntivo al gioco che vi ci terrà incollati. Come se non bastasse, pur essendo già difficile di per sé, il gioco. Questo maledetto avrà anche poi dei livelli bonus più difficili ancora che permetteranno di sbloccare dei personaggi. Livelli molto particolari perché come vedevo fra un attimino saranno addirittura livelli ancora più bidimensionali, ancora più retro, ancora più difficili di quelli base, ma permetteranno appunto di sbloccare altri personaggi con altre caratteri, caratteristiche e, e altri poteri. Per conquistarli basterà saltare in quei vortici come vedete in alto a sinistra, eh, dimensionali diciamo che ci catapultano. In questo mondo eh, prettamente 8-bit, perché diciamo che per quanto sia una grafica scarna e paciocosa, quella di Super Meat Boy, comunque sia, non è una grafica 8-bit, questa è una grafica 8 bit, forse anche qualcosa a meno. E quindi eh, si verrà catapultato in un mondo ulteriore per, eh, per conquistare appunto questi personaggi bonus che avranno poteri leggermente differenti con cui affrontare poi i vari livelli, il delirio è garantito le madonne voleranno come non so che cosa, se non lo avete giocato ai tempi del pc io vi dico scaricatevelo smadonnateci, incazzatevi ci divertitevi e vi cicicitevi cici, cici. Ecco, tutte le parole che finiscono con vici, va, va bene, fate voi. Però, Super Meat Boy è da avere, se volete veramente impazzire e sclerare. Eh, non vi venga assolutamente in mente di chiedermi di fare una serie su questo, perché ho la mia bella età, non posso <ride> passare il resto dei miei giorni con una camicia di forza per essere impazzito dietro questo giochino. Diciamo che l'ho già giocato in parte, mi sono divertito un sacco, specialmente arrivando alle boss fight. Perché questo gioco ha anche le boss fight, sebbene sia. Tutto a schemi pressoché fissi e le boss fight invece saranno livelli a parte, fra virgolette, in cui dovremo mettere a frutto tutte le capacità che avremo acquisito durante eh, i livelli che hanno portato a questo livello finale per cui se in un, se in un livello avremo imparato che determinati muri eh, possono crollare se toccati o possiamo rimbalzare su determinate cose o dobbiamo saltarne determinate altre ecco che il gioco è fatto per la boss fight dovremo mettere insieme tutte correre volare saltare rimbalzare scivolare e, e chi più ne ha più ne metta il tutto con una frenesia delirante e questo vi garantisco che fa molto molto male alle coronarie poi voi vedetela un po come volete eh. io, io comunque ve lo consiglio tantissimo io mi ci sono divertito un sacco ma devo dire che come appunto avevo anticipato tutti i titoli di questo mese sono molto divertenti e finalmente anche leggermente diversi fra loro infatti eh, abbiamo appunto questo puzzle game come super meat boy con tendenze platform, ma abbiamo anche. Abbiamo anche Unmechanical Extend. Eh, anche questo è un puzzle game. Però questo ad esempio sarà molto meno frenetico, molto più lento, e volendo guardare anche molto più malinconico. Eh, si tratterà di eh, metterci la guida di Coso, che vi presento, è il nome ufficiale di questo robottino che gli ho dato io. Coso eh, con l'elica in testa mh, può fare gran poche cose. Di per sé fisicamente, ossia può svolazzare a destra e a manca, pigliare capocciate da tutte le parti e sollevare oggetti. Di determinato forma, peso dimensione che trascinerà in giro per i livelli per aiutarsi a risolvere determinati enigmi, anche qui il concetto è più o meno a stanze fisse. Mentre mh, non, non lo è realmente, si tratta di un lunghissimo tunnel che gira su se stesso, però, tutto a livelli mh, separati fra loro da queste, da queste porte a tenuta stagna, a volte basterà attivare una leva, altre volte bisognerà risolvere un enigma eh, pigiando tasti in sequenza, eh, un'altra volta. Bisognerà usare degli oggetti come contrappesi, un'altra volta bisognerà recuperare degli oggetti per mantenere premute determinate cose a tempo, insomma, cose che abbiamo visto in tantissimi altri giochi. Diciamo che mh, non aggiunge molto di nuovo al panorama. Pur essendo un gioco che comunque sia eh, intriga e diverte, fa girare le rotelline. Se siete patiti di puzzle game in cui appunto dovete ragionare per andare avanti, un Mechanical Extend è il vostro titolo, non è una, una perla micidiale eh, nell'ambito delle cose da avere però può farvi scervellare abbastanza e tenervi impegnati e divertirvi assolutamente, se siete partite del genere è da avere di sicuro, poi come dico sempre i giochi sono gratis, voi scaricateli in modo da averli gratis per sempre, così poi in futuro non ve ne pentirete I, i livelli come avete visto sono tutti incatenati fra loro concatenati, non incatenati, sono tutti concatenati fra loro e abbastanza intuitivi, anche se alle volte bisognerà davvero spremersi le meninge non solo le meninge, anche i menischi una bella spremutina ogni tanto la necessiteranno per risolvere gli enigmi posti dal Meccanical Extend. Mh, nulla di troppo frustrante, anche se a volte ci si ritroverà belli intasati a chiedersi che cavolo dobbiamo fare, ma verrà in soccorso il tasto triangolo che ci darà i debiti suggerimenti a sotto forma di fumetto che ci guideranno sul cosa fare nei momenti un po' più, eh, diciamo, bloccati del, della nostra avventura. Quindi anche questo ve lo consiglio. Ma passiamo a... <susurra> <susurra> Questa è stata assolutamente per me personalmente la vera sorpresa. Di questo gioco avevo sentito parlare, mi ero guardato qualche video e diciamo che non mi aveva entusiasmato per niente. Addirittura l'avevo trovato una, di una cosa di un palloso allucinante visto giocare. Poi visto che il gioco è gratis, visto che è nel pacchetto del plus di questo mese, l'ho scaricato. Di cosa si tratta? Kickbeat è una cosa abbastanza... Mm, diciamo che è la cosa che più si avvicina a Guitarino. Ci siamo capiti, eh, l'esempio è il classico gioco basato sui riflessi e sul ritmo, però questo abbina anche il, il kung fu. Eh, sono riusciti a creare qualcosa che credo che le immagini rendano più di qualsiasi altra parola. Io vi dico, ho provato la fase tutorial in cui vengono insegnate le mosse base, ho capito che non sarebbe stato... Per niente facile, perché mh, la disposizione circolare dei tasti e il fatto di dover poi usare anche la testa per ragionare eh, su come utilizzare, raccogliere determinati bonus e via dicendo, complica un pochino le cose in fase di attenzione, ehm, però si percepisce questa cosa in, una, in un tutorial abbastanza blando, una cosa abbastanza poco coinvolgente che fa dire... Sì, per fortuna che il gioco è gratis. Ok, finito il tutorial, tre livelli, eh, sette minuti in tutto e avrete imparato tutte le regole del gioco. Si viene sparati nel primo livello in cui già la musica cambia possiamo usare il termine così, oltre al fatto che avremo a che fare con delle vere e proprie boss fight, con canzoni anche strafamose e via dicendo, il gioco ha un ritmo dannatamente coinvolgente, vi porterà a rifare lo stesso livello centinaia di volte, magari sulla vostra canzone preferita, per beccare i bonus e i moltiplicatori sempre più alti, eh, si potrà avere con un altro personaggio un, um, un livello di difficoltà superiore, una cosa sempre più frenetica e ve lo dico, me lo sono scaricato anche per ps vita non appena ci ho passato una serata a provarlo su playstation 4 è stato davvero una cosa che mi ha stupito premetto a me questi giochi piacciono e non ne ho e Quindi è perfetto connubio del gioco da avere. Però veramente mi ha stupito. Ho deciso anche nel video di lasciarlo per ultimo perché volevo parlarne in maniera proprio più vivace. Volevo dedicarmi a lui. Non, non vi starò a raccontare tutta la trama del gioco perché lo story mode ha una trama abbastanza banalotta ma che di per sé non serve. Quello che, che coinvolge il gioco è l'azione, il ritmo, la frenesia e le madonne che tirerete per una combo sbagliata per un attimo o, o per qualcosa che è andato semplicemente... Storto perché la disposizione circolare degli avversari confonde più di quanto sembri. Bisogna abituare un po' l'occhio, la testa e i riflessi. Ma è davvero, davvero, davvero divertente. Per il Silver, un gran bel polliciazzo all'insù per kick beat. Quindi, così L'ultima cosa che vi volevo dire, questa è un'esclusiva un per eh, gli abbonati del PSN Plus: si tratta di Hardware Rivals, è un gioco tipo Twisted Metal. Il gioco non è gratis col PSN Plus di ottobre. Ma attenzione, per gli abbonati al PSN Plus, si tratta di una beta accessibile. Un po' come è stato il eh, Rocket League che è stato dato come gioco gratuito, ma in realtà era una versione semi-definitiva del gioco anche con i suoi problemi di server e via dicendo. La beta servirà ai produttori. Appunto per, per testare il gioco, come detto, si tratta di un gioco alla Twisted Metal. Non vi posso ancora mostrare le immagini perché partirà dal 9 ottobre la fase giocabile. Quindi andate a scaricarvelo, è gratis e il gioco sarà a vostra disposizione per essere provato. Io come sempre vi ringrazio. Vi saluto, vi invito a lasciare polliciazzi, condivisioni, fare domande, dare risposte, chiedermi il futuro e io vi risponderò dicendo un orario a cazzo a base, in base alla giornata perché tanto prima o poi ci azzeccherò. Eh, sono un genio, lo so. Ciao ciao ragazzuoli, ci vediamo alla prossima dal vostro Silver lì.